Poesie dell'immaturità di Luca Di Bartolomeo. Applauso. Ecco qua, complimenti. Luca. Poesie dell'immaturità, il primo libro di poesie di Luca Di Bartolomeo, pubblicato dalla Gianni Petrizzo Editore, ottiene l'ennesimo riconoscimento letterario. Dopo Firenze, Roma e Lecce, il libro del giovane capaccese, già presentatore del programma di divulgazione medica di Cilento Channel Panacea, sbarca in Sicilia e precisamente in provincia di Catania. Difatti, questo sabato, ad Aci Sant'Antonio, all'undicesima edizione del premio Poeti e Narratori per Caso, Poesie dell'immaturità si è classificato al terzo posto nella sezione di poesie edita. Ma non solo. Il libro di poesie del giovane capaccese l'ha spuntata sugli altri finalisti per uno dei premi più ambiti, il premio della critica assegnato direttamente dalla giuria. Quest'ultima, presieduta dal poeta e critico Antonio Di Mauro, ha dovuto scegliere tra più di 180 opere pervenute. Tra queste sono risultati finalisti nella sezione di poesia edita Alessio Vailati di Milano, Sara Comuzzo da Londra e il nostro Luca Di Bartolomeo. Nella serata precedente a quella di premiazione, i finalisti sono stati chiamati a leggere pubblicamente le loro poesie al Palazzo Cantarella di Aci Sant'Antonio e a confrontarsi con la giuria dei lettori, il cui giudizio si è sommato a quello già espresso dalla giuria critica, decretando così il risultato finale. Dov'è Luca? Luca, eccoti qua. Te ne potevi tornare a mani vuote? No, assolutamente ecco, no. Cosa porti a casa allora di questo ecco. Premio? Allora, a chi lo dedichiamo questo premio della critica che è molto importante? Lo dedico al mio editore Gianni Petrizzo, che più che un editore è un amico e mi ha concesso di pubblicare queste poesie. E lo dedico a mio nonno, che le ha lette tutte da quando avevo 10 anni. Bene, 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 bene.